Szent Atya, különleges megtiszteltetés egyetemünknek, amely közel 400 éves múltra tekint vissza, és ebben az akadémiai évben ünnepli a kommunizmus bukását követő alapításának 30. évfordulóját, miként nagy megtiszteltetés a jelenlevő többi egyházi és világi felsőoktatási intézménynek is, hogy Krisztus földi helytajtója személyes jelenlétével is figyelemre méltatja a kulturális élet képviselőit, az egyetemi oktató és kutató munkát, jelezve ezzel a tudomány fontos szerepét nem csak a vallási, de a társadalmi életben is. Katolikus egyetemeinken próbáljuk a teremtő és megváltó Istennek a teremtésbe és a kinyilatkoztatásba rejtett eszmei magvait megtalálni, és rendszerezni ama holisztikus igazság fogalom alapján, ami a katolikus tudomány eszményt jellemzi. Ennek kezdeténél a józan ész áll, majd következnek a pozitív tudományok, a filozófia, a teológia és a misztika. Beteljesülése pedig Isten boldogító színelátása. Ezért hát minden igazi tudósban van valami az írástudóból, a papból, a prófétából és a misztikusból. Az igaz hit és a valódi tudás tehát született szövetségesei, támaszai egymásnak. De nem csak érteni vágyunk a tudomány segítségével, hanem helyesen cselekedni is, vagyis egy emberséges, szolidáris civilizációt, fenntartható kultúrát, környezetet akarunk építeni. Csak alázatos szívvel mehetünk fel, nem csak az Úr, de a tudomány hegyére is. Szentséges Atya, hogy gyümölcsözően építhessük egyetemeinket, művelhessük a tudományt, gazdagíthassuk a kultúrát, kérjük és várjuk az Ön útmutatását, bátorítását. Szent Atya, Krisztus követőiként küldetésünk része a vallások és civilizációk közötti párbeszéd és alkotó együttélés előmozdítása. A katolikus egyház egyetemeként ezt saját eszközeinkkel, a kutatással és az oktatással kell elősegítenünk. Egyetemünk nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó együttműködést folytat, elsősorban a Közel-Kelet országaival, ahol nem csak közös kutatási programokat működtet, de ahonnan hallgatók tucatjait is fogadja és képezi. Nálunk folyó képzésüket a Stipendium Hungaricum és az Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak programokkal támogatja Magyarország. Meggyőződésem, hogy munkánkban kiemelt figyelmet kell fordítanunk a leginkább bajban levőkre és nélkülözőkre. Mivel ősi keresztény örökségünk jelentős része ma a harcok és a nemzetközi politika által instabillá tett területeken található, fontos feladatunk annak mentése és továbbélésének elősegítése. Egyetemünk és ezen belül is a Bölcsészettudományi Kar, amelynek külügyidékán helyettese vagyok, kiemelten igyekszik odafigyelni erre. Karunk ennek megfelelően elsősorban a háború és egyéb súlyos csapások által sújtott Szíriára, az ottani intézményekkel, kollégákkal és hallgatókkal folytatott közös munkára összpontosít. Szíria a kereszténység egyik bölcsője. A napjainkban ott komoly szenvedésnek között élő embertársainknak, közöttük a megmaradásért küzdő keleti keresztény testvéreinknek minden segítségre szükségük van. Ezt mi a Szíriában végzett terepi munkáinkkal és szíriaiak magyarországi oktatásával igyekszünk biztosítani. A keresztény örökség megőrzése jegyében karunk elkötelezetten foglalkozik az egyik legősibb keresztény nép az örmények örökségének kutatásával és kultúrájuknak az armenológiai képzés keretén belül történő megismertetésével is. Katolikus keresztényként soha nem feledkezhetünk meg szükséget szenvedő embertársainkról és keresztény testvéreinkről, a mellettük való kiállásról. Nekem, Major Balázsnak, Régészettudományi Intézetünk vezetőjeként is alapvetően határozza meg életemet és erősíti meg a hitemet az, hogy a saját szakmámban a katolikus egyetemünk, a kollégák és hallgatók támogató segítő közegében vehetek részt ebben a munkában.
Deo gratias. Kocsis Dorottya vagyok, a kar jelenlegi doktorandusza, egykori alap- és mesterképzéses hallgatója. Molekuláris bionika, orvosi biotechnológia, doktori iskola, biológia tudományterület. Fidész, etráció. Igényesség, tudományosság, kreativitás. Alázat egymás és a tudomány iránt. Barátságok horizontálisan a diáktársaimmal, és barátságok vertikálisan a tanáraimmal és a diákjaimmal. Képesség nyitott szemmel járni és kritikusan gondolkodni. Biológiai problémák megoldása a matematika és az informatika nyelvén. Rácsodálkozás a teremtett világra. A szavak, amelyek mind a bennem élő egyetem alapkövei. Hiszen ahogy én épülök és növekszem, mint szakmailag, mint pedig emberileg ezen falak között, úgy nő az intézmény is én bennem, és válik az élethosszig tartó tanulás motivációjának külső-belső forrásává és helyszínévé. 2015-ben kezdtem el egyetemi tanulmányaimat, a szerzetesek évében. Szerzetes közösség által fenntartott gimnáziumból érkezve, szerzetesek szakkollégiumába költözve, szerzetesek szentmiséire járva. Akkor az ünnepi év rendezvénysorozatán került a kezembe egy kiadvány, amelynek egy gondolata azóta szüntelenül előttem lebeg. Ő általunk teremt.
Élt hát a jelent, mert minden pillanatban a teremtő erő része vagy egy mozdulatban, amellyel isteni tervét a világra írja. Ennek az isteni tervnek, a világnak a tanulmányozása a biológia feladata is. Újabb és újabb apróságokat felfedezve merülünk el Isten művének komplexitásában. A természettudományok ilyetén misztériuma és a mérnöki megközelítések mindig is vonzottak, így esetemben az egyetem és szakválasztás nem volt kérdés. Ő általam így teremt. A laboratóriumban pipettázás közben, a biológia kérdéseinek matematikai átfogalmazása közben, a tanórai feladatokban, a példamutató egyetemi oktatókkal folytatott megbeszéléseken, a közös doktoranduszi ebédek során, a családi összetartásban, az őszinte baráti beszélgetésekben, a kitartásban, a nevetésben, a játékban. Éljük hát a jelent, mert minden pillanatban a teremtő erő részei vagyunk egy mozdulatban, amellyel isteni tervét a világra írja. Ő általunk teremt. Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio. Saluto ciascuno di voi, ringrazio per le vere parole che sono state dette e sulle quali mi soffermerò tra poco. Questo è l'ultimo incontro della mia visita in Ungheria e col cuore grato mi piace pensare al corso del Danubio che collega questo paese a molti altri, unendone, oltre alla geografia, anche la storia. La cultura, in un certo senso, è come un grande fiume. Collega, percorre varie regioni della vita e della storia, mettendole in relazione. Permette di navigare nel mondo e di abbracciare paesi e terre lontane. Disseta la mente, irriga l'anima, fa crescere la società. La stessa parola cultura deriva dal verbo coltivare. Il sapere comporta una semina quotidiana che, immergendosi nei solchi della realtà, porta frutto. 100 anni fa, Romano Guardini, grande intellettuale, uomo di fede, proprio mentre si trovava immerso in un paesaggio reso unico dalla bellezza delle acque, ebbe una feconda intuizione culturale. Scrisse: in questi giorni ho più che mai compreso che vi sono due forme di conoscenza. L'una conduce ad immergersi nell'oggetto e nel suo contesto, per cui l'uomo che vuol conoscere cerca di vivere in lui. L'altra, al contrario, raduna le cose, le decompone, le ordina in castelle, ne acquista padronanza e possesso, le domina. Distingue tra una conoscenza umile e relazionale, la quale è come un regnare che si ottiene per mezzo del servire, un creare, secondo la natura, che non oltrepassa i limiti stabili, e un'altra modalità di sapere che non osserva, ma analizza, non si immerge più nell'oggetto, lo afferra. Ed ecco che in questo secondo modo di conoscere le energie e le sostanze sono fatte convergere ad un unico fine, la macchina.
E così si sviluppa una tecnica dell'assoggettamento dell'essere vivente. Guardini non demonizza la tecnica, no, la quale permette di vivere meglio, di comunicare e avere molti vantaggi, ma avverte il rischio che essa diventi regolatrice se non dominatrice della vita. In tal senso vedeva un grande pericolo. L'uomo perde tutti i legami interiori che gli procurano un senso organico della misura, delle forme di espressione in armonia con la natura e, mentre nel suo essere interiore egli è divenuto senza contorni, senza misura, senza direzione, egli stabilisce arbitrariamente i suoi fini e costringe le forze della natura da lui dominate ad attuarli. E lasciava ai posteri una domanda inquietante: cosa ne sarà della vita se essa finirà sotto questo gioco? Cosa accadrà quando ci troveremo davanti al prevalere degli imperativi della tecnica? La vita ormai è inquadrata in un sistema di macchine. In un tale sistema la vita può rimanere vivente? Fine citazione. La vita può rimanere vivente? Vita vivente. È una questione che, specialmente in questo luogo dove si approfondiscono l'informatica e le scienze bioniche, è bene porsi. Infatti, quanto intravisto da Guardini appare evidente ai nostri giorni. Pensiamo alla crisi ecologica, con la natura che sta semplicemente reagendo all'uso strumentale che ne abbiamo fatto. Pensiamo alla mancanza di limiti, pensiamo alla logica del si può fare dunque è lecito, si può fare dunque è lecito. Pensiamo anche alla volontà di mettere al centro di tutto non la persona e le sue relazioni, ma l'individuo centrato sui propri bisogni, avido di guadagnare e vorace di afferrare la realtà. E pensiamo di conseguenza all'erosione dei legami comunitari, per cui la solitudine e la paura da condizioni esistenziali paiono tramutarsi in condizioni sociali. Quanti individui isolati, molto social e poco sociali, ricorrono, come in un circolo vizioso, alle consolazioni della tecnica come a riempiti del vuoto che avvertono correndo un modo ancora più frenetico, mentre succubi di un capitalismo selvaggio sentono come più dolorose le proprie debolezze in una società dove la velocità esteriore va di pari passo con la fragilità interiore. Questo è il dramma. Dicendo ciò non voglio ingenerare pessimismo, sarebbe contrario alla fede che ho la gioia di professare, ma riflettere su questa traconanza di essere e di avere, che già agli albori della cultura europea Omero vedeva come minacciosa e che il paradigma tecnocratico esaspera con un certo uso degli algoritmi, che può rappresentare un ulteriore rischio di destabilizzazione dell'umano. In un romanzo che più volte citato, un romanzo un po' profetico, fra virgolette, Il padrone del mondo di Robert Benson, si osserva che complessità meccanica non è sinonimo di vera grandezza e che nell'esteriorità più fastosa si nasconde più sottile l'insidia. In questo libro, in un certo senso profetico, scritto più di un secolo fa, viene descritto un futuro dominato dalla tecnica nel quale tutto in nome del progresso viene uniformato, la unicità. Ovunque si predica un nuovo umanitarismo che annulla le differenze,
asserando le vite dei popoli e abolendo le religioni, abolendo le differenze, tutte. Ideologie opposte convergono in una omologizzazione che colonizza ideologicamente, questo è il dramma, la colonizzazione ideologica. L'uomo a contatto con le macchine si appiattisce sempre di più, mentre il vivere comune diventa triste e rarefatto. In quel mondo progredito ma cupo, descritto da Benson, dove tutti sembrano insensibili e anestetizzati, pare ovvio scartare i malati e applicare l'eutanasia, è ovvio. Così come abolire le lingue e le culture nazionali per raggiungere la pace universale, che in realtà si trasforma in una persecuzione fondata sull'imposizione del consenso, tanto da far affermare a un protagonista che il mondo sembra in balia di una vitalità perversa che corrompe e confonde ogni cosa. Mi sono protratto in questa disanima a tinte fosche perché proprio in tale contesto meglio risplendono i ruoli della cultura e dell'università. L'università è infatti, come indica il nome stesso, il luogo dove il pensiero nasce, cresce e matura aperto e sinfonico, non monocorde, non chiuso. Aperto e sinfonico. È il tempio dove la conoscenza è chiamata a liberarsi dai confini angusti dell'avere e del possedere per diventare cultura, cioè coltivazione dell'uomo e delle sue relazioni fondanti, con il trascendente, con la società, con la storia, col creato, le relazioni che sono fondanti. Afferma in proposito il Concilio Vaticano II. La cultura deve mirare alla perfezione integrale della persona umana, al bene della comunità e di tutta la società umana. Perciò è necessario coltivare lo spirito in modo che si sviluppino le facoltà dell'ammirazione, dell'intuizione, della contemplazione e si diventi capace di formarsi un giudizio personale e di coltivare il senso religioso, morale, sociale. Già dai tempi vecchi si diceva che l'inizio del filosofare è l'ammirazione, la capacità di ammirazione. In questa prospettiva ho molto apprezzato le vostre parole, le sue, Monsignor Rettore, quando ha detto che in ogni vero scienziato c'è qualcosa dello scriba, del sacerdote, del profeta e del mistico. È vero. E ancora che con l'aiuto della scienza non vogliamo solo capire, vogliamo anche fare la cosa giusta, cioè costruire una civiltà umana e solidale, una cultura e un ambiente sostenibile. È con il cuore umile che possiamo salire non solo sul monte del Signore, ma anche sul monte della scienza. È vero, i grandi intellettuali infatti sono umili. Il mistero della vita, d'altronde, si svela a chi sa entrare nelle piccole cose. È bello, in proposito, quanto ci ha detto Dorothea, cito: scoprendo sempre più piccoli dettagli, ci immergiamo nella complessità dell'opera di Dio. Così intesa, la cultura davvero rappresenta la salvaguardia dell'umano. Immerge nella contemplazione e plasma persone che non sono in balia delle mode del momento, ma ben radicate nella realtà delle cose. E che, umile discepole del sapere, sentono di dover essere aperte e comunicative, mai rigide e combattive. Aperte e comunicative, mai rigide e combattive. Chi ama la cultura, infatti, non si sente mai arrivato e a posto, ma porta in sé una sana inquietudine,
ricerca, interroga, rischia, esplora, sa uscire dalle proprie certezze per avventurarsi con umiltà del mistero della vita che si sposa con l'inquietudine, non con l'abitudine, che si apre alle altre culture e avverte il bisogno di condividere il sapere. Questo è lo spirito dell'università e vi ringrazio perché lo viviate così. Grazie. Come ha detto il professor Maior, il quale ha raccontato la bellezza di cooperare con le altre realtà educative attraverso programmi di ricerca condivisi e anche accogliendo studenti provenienti di altre regioni del mondo come il Medio Oriente, in particolare dalla martoriata Siria, e aprendosi agli altri che si conosce meglio se stessi. L'apertura, aprire agli altri è come uno specchio, mi fa conoscere meglio me stesso. La cultura ci accompagna a conoscere noi stessi, lo ricorda il pensiero classico che non deve mai tramontare. Vengono alla mente le celebri parole dell'oracolo di Delfi. Conosci te stesso. È una delle due frasi guida che vorrei lasciarvi in conclusione. Ma che cosa significa conosci te stesso? Vuol dire saper riconoscere i propri limiti e di conseguenza arginare la propria presunzione di autosufficienza. Ci fa bene perché anzitutto riconoscendoci creature che diventiamo creativi, immergendoci nel mondo anziché dominandolo. E mentre il pensiero tecnocratico insegue un progresso che non ammette limiti, l'uomo reale è fatto anche di fragilità ed è spesso proprio che comprende di essere dipendente da Dio e connesso con gli altri e con il creato. La frase dell'oracolo di Delfi invita dunque a una conoscenza che, partendo dall'umiltà, partendo dal limite, dall'umiltà del limite proprio, scopre le proprie meravigliose potenzialità che vanno ben oltre quelle della tecnica. Conoscere se stessi, in altre parole, chiede di tenere insieme in una dialettica virtuosa la fragilità e la grandezza dell'uomo. Dallo stupore di questo contrasto sorge la cultura, mai appagata e sempre in ricerca, inquieta e comunitaria, disciplinata nella sua finitezza e aperta all'assoluto. Vi auguro di coltivare questa appassionante scoperta della verità. La seconda frase guida, la prima conosce se stesso, la seconda frase guida si riferisce proprio alla verità. È una frase di Gesù Cristo. La verità vi farà liberi. L'Ungheria ha visto il susseguirsi di ideologie che si imponevano come verità, ma non davano libertà. E anche oggi il rischio non è scomparso. Penso al passaggio dal comunismo al consumismo. Ad accomunare entrambi gli ismi c'è una falsa idea di libertà. Quella del comunismo è una libertà costretta, limitata da fuori, decisa da qualcun altro. Quella del consumismo è una libertà libertina, una libertà edonista, appiattita su di sé, che rende schiavi del consumo e delle cose. E quanto è facile passare dai limiti imposti al pensare, come nel comunismo, a pensarsi senza limiti. Dai limiti imposti a pensarsi senza limiti, come nel caso del consumismo. Da una libertà frenata si passa a una libertà senza freni. Gesù invece offre una via di uscita dicendo che è vero ciò che libera, quel che libera l'uomo dalle sue dipendenze e dalle sue chiusure.
La chiave per accedere a questa verità è un conoscere mai slegato dall'amore relazionale, umile, aperto, concreto, comunitario, coraggioso e costruttivo. È questo che l'università, le università sono chiamate a coltivare e la fede ad alimentare. Auguro dunque a questa e a ogni università di essere un centro di universalità e di libertà, un cantiere fecondo di umanesimo, un laboratorio di speranza. Ve ne dico di cuore e vi ringrazio per quanto fate. Grazie tante. Most pedig imádkozunk együtt úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított imádkozni, mondjuk el közösen a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Domino hovisum. Et cum spiritus. In nomine Domini benedictum. Ex omnum Christus in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in caelum et terra. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
jöjjön már le. Thank you.
Vegyél el, légy szíves. Én egy kombolyasztikonyba.